Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio si è spenta all'età di 97 anni Giulia Maria Crespi, discendente di una delle più importanti famiglie industriali lombarde e fondatrice del FAI. Ne parliamo col dottor Andrea Fustinoni, che dagli anni 80 fa parte del FAI. Qual è la sua Giulia Maria Crespi? Io ricordo una donna importante per la sua determinazione e per la sua visione, e sicuramente è stata una figura fondamentale a cavallo tra il Novecento e i nostri giorni, e aveva una determinazione e degli obiettivi molto chiari, che erano la tutela non solo del patrimonio storico-artistico, ma anche della parte, diciamo, più dimenticata, delle campagne, delle foreste, delle coste. Era una donna, mi si è concesso, molto diretta, a tratti poteva sembrare ruvida, ma nel momento in cui i suoi obiettivi venivano raggiunti si scioglieva veramente in un grande sorriso che ripagava delle sue, chiamiamole, immediatezze, del suo modo di fare molto diretto e speech. Come è arrivato lei al FAI e qual è stato il vostro primo incontro? Lo ricorda? Io al FAI sono arrivato su invito di Egidio Gaslini Alberti negli anni 80, e il primo incontro venne appunto in occasione di una delle grandi assemblee nazionali. Ovviamente non fu un incontro diretto, mi fu presentato in quell'occasione. Ebbi però modo di frequentarla più da vicino dopo la mia nomina presidente regionale, che mi tenne occupato per circa 13 anni, dalla fine del, anche lì a cavallo appunto tra 1997 e 2010-2011. È stata ospite qui da lei al Miramare? Sì, venne ospite in occasione di un concerto alla Cervara. Ci fu un momento in cui il FAI organizzava una serie di eventi alla Cervara, eventi musicali, e a uno di questi partecipò. In quell'occasione pranzammo insieme e fu anche un'occasione di confronto. Mi scrisse anche una bella lettera dopo quel soggiorno, in cui pur complimentandosi per l'albergo, mi ricordo ancora che diceva per come era tenuto e per l'attenzione in tempi così volgari, mi fece due osservazioni. Uno, il cambio della biancheria, perché avevamo il doppio, e abbiamo tuttora il doppio cambio della biancheria, e lei mi suggerì di fare come facevano negli alberghi all'estero, di mettere un cartellino lasciando a scelta del cliente se voleva cambiarlo o no. E il secondo, più importante, cercò di dissuadermi nel realizzare il grande progetto di un piccolo ala dell'albergo sopra il garage in costruzione, perché avrebbe comunque avuto un impatto. Diciamo che poi alla fine postuma l'ebbe vinta lei, perché ora al posto dell'ala dell'albergo, come puoi vedere dietro di me, c'è un giardino all'italiana. Quindi ci pensavo in questi giorni, rileggendo la lettera, ho detto beh, alla fine poi la visione l'ha avuta giusta, l'ha avuta lei. Ecco, mettere a disposizione i beni culturali di questo paese, di tutti, renderli visibili, renderli fruibili, è una idea che contraddistingue il FAI. Come la Crespi viveva questo tipo di indicazioni, come dava queste indicazioni su che cosa acquisire e su che cosa poter gestire, in che modo? Beh, c'è stata una trasformazione, perché all'inizio erano soltanto beni degli immobili, quindi erano palazzi, erano castelli, era un'abbazia come San Fruttuoso. Poi si capì che era altrettanto importante gestire, acquisire e comunque aprire quello che era intorno al bene stesso, e proprio per dare una visione più completa del bene, che non era soltanto l'edificio ma era anche il paesaggio nel suo insieme. E lei fu proprio una delle promotrici negli ultimi anni verso un rapporto col bene più immediato, ispirandosi proprio al National Trust inglese.
Il National Trust non ti dice vietato calpestare l'erba, ma abbraccia questo albero, gioca sull'erba. Quindi era una fruibilità del bene a tutto tondo, senza quei vincoli che in qualche modo ti... Ed è passata un po' la filosofia che lei ha spinto nella gestione dei beni fai. Com'è la storia dell'abbazia di San Fruttuoso? Beh, è stata una donazione importante, anche con l'aiuto nella parte di restauri della Fondazione San Paolo, e viene donata dall'ultima erede dei principi Doria Panfili, Orietta Potkson, Doria Panfili, ed è stato veramente il recupero di uno dei borghi più significativi del nostro territorio. Il fatto che il file abbia recuperato, riaperto al pubblico, ha contribuito notevolmente alla nostra immagine non solo culturale ma anche turistica. Come ha vissuto Giulia Maria Crespi la vicenda San Fruttuoso, la sua acquisizione, come viveva questo bene? Era molto legata a San Fruttuoso, perché comunque San Fruttuoso era una parte di un bene molto più vasto che era il Monte di Portofino, quindi la tutela di San Fruttuoso era il cancello per la tutela di tutto il parco, e devo dire che soprattutto su quest'ultimo lei si è sempre battuta in maniera molto decisa, perché lo considerava fondamentale, considerava fondamentale mantenerlo nella sua interezza e nel suo, e con un ordine. Era un parco, effettivamente era un territorio vissuto fino agli anni 50 e poi progressivamente abbandonato. Da lì il suo desiderio che in qualche modo occasioni come l'abbazia di San Fruttuoso offrissero il motivo per ripercorrere il parco, per riviverlo come una volta. Qual era il suo rapporto con la politica? Beh, lei era una illuminata, era quella grande rappresentante di quella grande borghesia industriale, molto attenta al sociale, quindi se vogliamo non era un'ispirazione, se oggi purtroppo si divide tutto tra destra e sinistra, ma comunque se dovessi incasellarla non era ispirata a una politica di destra, così come si esprime. Era più ispirata a una politica sociale che in qualche modo andava a ricalcare alcune delle idee della sinistra. Invece, dal momento che la Chiesa detiene una grossa fetta del patrimonio culturale di questo paese, il rapporto con la Chiesa qual era? Un rapporto di grande rispetto e di collaborazione reciproca, perché comunque la Chiesa è spesso e volentieri proprietaria di un bene confinante o se non all'interno stesso di un bene fai, e quindi c'è sempre stata un'apertura nella visione comune di restituire al pubblico il bene stesso. Così era altrettanto importante per la Chiesa essere che riaprisse e che riaccogliesse. Quali progetti sono rimasti da concludere proprio con l'imprint della Crespi? Un progetto al quale le teneva tantissimo era il percorso sulle Alpi italiane, che è un progetto comunque che è partito. Lei non ne ha visto la conclusione, ma immagino che la conclusione difficilmente potrò vederla anch'io, perché è un progetto veramente molto corposo ed è un progetto importante sul recupero delle alte vie, quindi con le loro malghe. Di paesaggio, in questo caso, e non di immobili. Esatto. Sì, direi che, se devo dire, rispetto a 30 anni fa è il paesaggio che è diventato determinante nella visione del FAI. In questo momento il FAI aveva già una struttura, diciamo, post Crespi, se vogliamo usare un termine che non dà giustizia, però che strada vede lei per il FAI senza appunto la sua fondatrice? Beh, innanzitutto Giulia Maria Crespi era la presidente onoraria del FAI, però era una donna molto presente in qualsiasi occasione.
non deve essere stato facile essere presidente del FAI, a volte con lei vicino, ma giustamente, perché era animato da una passione che la portava a dire la sua, come giusto che sia, essendo stata la fondatrice. Io credo che lei abbia tracciato comunque una strada molto precisa e molto stabile, e volendo possiamo continuare a seguire questa strada con degli aggiustamenti necessari, però la strada che voleva Giulia Maria. Un'ultima battuta sulla sua, Giulia Maria, come la chiamate voi, come viene chiamata in FAI, per così una sorta di saluto, se mi consente il termine, dottor Fustinoni. Ma ricordo una brevissima chiacchierata con lei nel suo palazzo di Corso Venezia durante una riunione di presidenti regionali, io dovendo assentarmi prima del previsto andai a salutarla e lei mi disse: ma come, dobbiamo discutere il bilancio, e io le risposi: ma guardi che io mi fido di lei. E lei si mise a ridere e disse: ma io ero un disastro in matematica. Ecco, era veramente una donna così, era una donna immediata, spontanea, e così la voglio ricordare.